Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Gloria a Dio. Siamo lieti, felici di tornare nuovamente con voi. Benissimo. In questa sera abbiamo deciso di fare un video improvvisato. Non era, come dire, non era previsto. E siccome è un po' di tempo che non facciamo dei video studio, e quello che stiamo preparando, voglio dire, ancora richiede un po' di tempo. Sono anni che volevamo fare il video sulla predestinazione. Abbiamo già fatto un video sulla predestinazione, ma sono anni che diciamo sempre: ora provvediamo alla seconda parte. Ora provvediamo. Gli anni passano e non abbiamo mai provveduto. Ma adesso, come dire, abbiamo deciso di farlo, però siccome vogliamo trattare anche la parte storica, come dire, richiede un po' di tempo. Abbiamo dovuto tirar fuori tutti i vecchi libri, a cominciare da Flavio Giuseppe, revisionare insomma tutta la parte storica. Insomma, è molto impegnativo. Pensate che alcuni video che abbiamo fatto hanno richiesto circa 7 mesi di tempo. Voglio dire, non è che uno prende e fa i video così, anche i video improvvisati, ma comunque noi abbiamo molti, molti anni di cristianesimo alle spalle, che studiamo la Bibbia, che leggiamo, che insegniamo, che predichiamo. Quindi di improvvisato praticamente non c'è mai nulla. Tutto richiede una conoscenza, una preparazione. È normale, benedetto il santo nome del Signore. E quindi il video che dobbiamo fare, se il Signore vorrà, che parlerà proprio sulla predestinazione, a cominciare dalla parte linguistica, quella ovviamente dottrinale e anche quella storica, che voglio dire è molto antica, è molto più antica del cristianesimo. Non pensate che la predestinazione nasca con il cristianesimo. La predestinazione nasce molto prima, ma nel mondo pagano, benedetto il santo nome del Signore. E poi a un certo punto, questa in epoca intertestamentaria comincerà verso la fine dell'epoca intertestamentaria a influenzare anche il mondo giudaico. Ma ormai in quell'epoca il canone veterotestamentario era ormai bello che chiuso. Benedetto il santo nome del Signore. Ma comunque questo fa parte di un altro oggetto. Ve lo volevamo solo comunicare che stiamo lavorando su questo video. Pregate per noi, gloria a Dio, grazie per tutti quelli che pregano per noi. Vi ringraziamo tanto, ringraziamo il Signore. Bene, e nel frangente che tutto questo si possa concretizzare, allora abbiamo detto: vogliamo fare un video corto, corto, un piccolo pensiero, una piccola meditazione, un piccolo insegnamento, gloria a Dio, molto, 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 molto importante, che si trova nell'Antico Testamento e che ha molto a che vedere con. Vogliamo parlare di Elia. Elia è una figura molto importante. Benedetto è il santo nome del Signore. Ma prima di iniziare, vogliamo leggere appunto il passo che ci interessa, che è tra l'altro, questo passo. Sì, ce l'ho aperto, sì. No, pensavo di non averlo aperto. No, no, ce l'ho aperto, già pronto. Che si trova in Prima Re, capitolo 17, gloria a Dio. E quindi vogliamo vedere quello che la scrittura ci vuole rappresentare per noi e come questo possa coinvolgerci in modo pratico proprio nel periodo storico che stiamo attraversando. Bene. Allora io vi invito sempre a seguirci nella lettura con le vostre Bibbie. Quindi procuratevi una Bibbia e seguiteci. Gloria a Dio. Se non l'avete, dovete procurarvene una. Gloria a Dio, è importante. Pensate che l'altro giorno sono andato qui vicino a casa mia al supermercato. Vendevano le Bibbie nel supermercato. 1,50 euro. Pensate, gloria a Dio. Ho detto, mo, me ne compro un po'. Gloria a Dio. Invece poi non l'ho più comprata, ma comunque ce n'ho tante. Se qualcuno viene in chiesa, noi abbiamo sempre una Bibbia pronta da regalare, gloria a Dio. Bene. Allora, quindi se non avete la Bibbia, potete intanto seguirci con la lettura andando sul sito www.laparola.net. Lì trovate tutte le versioni, tutte, insomma, molte versioni, potete sceglierne una. Noi leggiamo da una vecchia Diodati, noi sempre dalla vecchia Diodati. Bene, detto questo,
Vogliamo leggere sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, guidaci tu, Padre. Leggiamo. Cominceremo a leggere dal verso 1, Prima Re, 17, verso 1, no, finché non finisce quello che ci interessa, tanto sono pochi versi. Dice così il Signore: allora Elia Zibita, che era di quella della nuova popolazione di Galaad, disse ad Acab: come il Signore, il Dio di Israele, al quale io ministro, vive, non vi sarà né rugiada né pioggia questi anni se non alla mia parola. Poi la parola del Signore gli fu indirizzata dicendo: partiti di qui e volgiti verso oriente, e nasconditi presso al torrente Cherit, che è di rincontro al Giordano. Dovrebbe essere Galaad, dicono gli esperti, al condizionale. E tu verrai del torrente, ed io ho comandato ai corvi che ti nudriscano quivi. Egli dunque se ne andò e fece secondo la parola del Signore. E andò e dimorò presso al torrente Cherit, che è di rincontro al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne mattina e sera, ed egli beveva dal torrente. Amen. Fino qui la parola del Signore. Bene, cari amici, è una parola veramente importante. Cari amici in ascolto, cari fratelli, quando noi andiamo a esaminare la vita di un profeta, in particolar modo se questo profeta è Elia, e dietro c'è un mondo incredibile che il Signore ci possa dar capacità in questo momento per poter, anche se in modo pragmatico, perché non la vogliamo far lunga, improvvisata, non ci abbiamo niente, solo la Bibbia e basta, non, proprio qui è completamente improvvisato. Gloria a Dio. Quindi quando si improvvisa, spesso quello che si deve dire, anche se le cose si sanno, ma ci si dimentica. Gloria a Dio. Quindi che il Signore veramente guidi ogni cosa. Quando si parla del profeta Elia, si parla di una infinità di cose. Ci sono insegnamenti spirituali di ogni genere, ma ci sono anche profezie. Ebbene sì, cari amici, quando noi leggiamo la parola di Dio, ogni passo della parola di Dio non ha solo un significato, ma questo chi ci segue nei nostri video lo sa. Quindi non ha solo un significato, ma neanche due, ma neanche tre, assolutamente. Poiché Dio è infinito, perché uno dei suoi attributi è proprio questo, essere infinito, di conseguenza anche la sua parola è infinita, e tutti gli insegnamenti che questa ha sono infiniti, non sono circoscritti. Ora, sono infiniti, ma posano tutti su un solo fondamento e una sola verità, quindi non possiamo mai andare contro il fondamento biblico. Possiamo trarre una marea, una infinità di insegnamenti, di interpretazioni, tutto quello che volete, ma mai andare contro il fondamento biblico, che è uno solo. Ma questo uno è infinito perché Dio è tutto infinito. Gloria a Dio, ma parlare di Dio è veramente difficile. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi quando parliamo di Elia, parliamo di una infinità di situazioni, tra cui, cari amici e cari fratelli in ascolto, Elia rappresenta, tra le tante cose, noi ripetiamo molto, la Chiesa rapita. Sì, cari amici, Elia rappresenta la Chiesa rapita. Benedetto è il santo nome del Signore. Così come anche Enoch, che fu rapito, gloria a Dio, rappresenta anche lui il rapimento della Chiesa. Benedetto è il santo nome del Signore. Ma adesso soffermiamoci su Elia. Tra l'altro, Elia è un personaggio molto particolare, perché Elia si dice con fondamento biblico, vero o falso, comunque, non si va contro la parola di Dio, si dice che probabilmente, non ho detto così è, no, probabilmente ci sono tutti i presupposti per poterlo credere. Poi uno può essere d'accordo, può
può non essere d'accordo. Questo è un altro discorso. O si è d'accordo o non si è d'accordo, comunque non si sta toccando il fondamento biblico. Si dice che Elia potrebbe essere, al condizionale, uno dei due profeti dell'Apocalisse. Ebbene sì, cari amici. Adesso non lo spieghiamo, ma veramente se si va a studiare con profondità la parola di Dio, ci si rende perfettamente conto che le cose combaciano e i conti tornano. Quindi è una possibilità, insieme a Mosè, benedetto il santo nome del Signore. E qualcuno dirà, alcuni hanno detto, perché Mosè, in fondo l'altro potrebbe essere Enoch. Potrebbe essere Enoch perché sono stati i due che sono stati rapiti. E no, Enoch non è, assolutamente non può essere Enoch, perché su Enoch pesa una promessa divina che su Elia non pesa. Ovvero, quando noi troviamo scritto che Enoch fu rapito, poi, nuovamente, quando il Nuovo Testamento poi getterà luce su Enoch, dice che Enoch fu portato via, amen, per non vedere mai più la morte. E quindi viene completamente scartato. Perché? Perché i due profeti dell'Apocalisse saranno uccisi. E quindi non può essere Enoch, perché su Enoch pesa la promessa che non avrebbe più visto la morte. In questo senso qua possiamo stare sicuri e tranquilli che non è Enoch. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi potrebbe essere Elia. L'altro potrebbe essere Mosè Rabbeinu, gloria a Dio, come dicono gli ebrei. Benedetto il santo nome del Signore. Come vedete, stiamo parlando un pochino del più e del meno, no? Stiamo gettando, come dire, un fondo biblico, adesso getteremo anche un fondo storico per quanto riguarda la figura di questo personaggio. Diciamo, queste possono essere alcune possibilità. Ripeto, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, però prima di essere d'accordo o non esserlo, quindi screditare, dobbiamo conoscere bene l'argomento. Quindi conviene che l'ascoltatore si informi bene perché si dice che Elia potrebbe essere uno dei due testimoni dell'Apocalisse, nonostante poi il Signore Gesù abbia detto ma Elia è già venuto, gloria a Dio. Ebbene sì, è venuto, ma è venuto nello spirito di Elia. Lì parla dei due testimoni, che non è detto come possa tornare nuovamente, ovvero se magari proprio fisicamente o magari anche ulteriormente nello spirito, perché poi vediamo che nella parola di Dio parecchie volte si è visto questo manifestarsi nello spirito di un determinato personaggio, ma questa è veramente un'altra storia. Ad ogni modo stiamo parlando del più e del meno, sempre però riguardante il tema appunto Elia. Benissimo. Quindi voglio dire, ci troviamo in un periodo storico, quello di Elia, molto 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 antico. Considerate che ci troviamo penso intorno all'800 avanti Cristo. Tenete in mente che tutto comincia quando Israele fuoriesce dal deserto dopo i 40 anni. Allora che succede? Il Signore li introduce nella terra di Canaan. Adesso facciamo un po' di storia. Li introduce nella terra di Canaan, quindi entrano nella terra di Canaan e cominciano a combattere le guerre del Signore. E in quel periodo lì, diciamo, possiamo definirla l'epoca del grande condottiero, lo vogliamo chiamare così, il condottiero Giosuè. Questo è un nome che ho scelto adesso così. Era un condottiero, possiamo definirlo, no? Era un grande uomo di Dio, un grande uomo di guerra, perché fu un grande generale, benedetto il santo nome del Signore. Giosuè chi fu? Ma Giosuè fu un grande, perché Giosuè fu il discepolo, fu l'allievo, niente meno, che del grande Mosè. Chi come Mosè? Nessuno come Mosè, anche se Giovanni il Battista fu più grande di Mosè, lo ha detto Gesù, ma questa è un'altra storia. Ma chi come Mosè? Che addirittura parlava faccia a faccia con il Signore, benedetto il santo nome di Cristo. E allora veramente possiamo dire che Mosè fu un grande uomo di Dio, ma
Giosuè fu un suo discepolo e non fu grande come Mosè, ovviamente, ma fu veramente molto grande. Fu talmente grande e talmente ripieno dello spirito del Signore, lui era un vero figlio dell'Altissimo, lui amava il Signore, benedetto sia egli. A tal punto era, come dire, ripieno del Signore, della sua parola, perché ormai avevano già ricevuto la Torah, che in una battaglia egli ebbe a dire, guardando il sole, disse: «Ehi tu sole, fermati!» Pensate, «Ehi tu sole, fermati!» Un uomo che si trova in una battaglia non aveva ricevuto nessuna rivelazione, non aveva ricevuto niente, almeno così non lo leggiamo nella parola del Signore. Eppure quest'uomo credeva fermamente in Dio, nelle sue promesse e in quello che il Signore gli aveva detto fino a quel giorno. Avevano ricevuto la Torah, aveva vissuta tutta quell'epoca dall'uscita dell'Egitto fino a tutti gli anni nel deserto, vedendo la gloria di Dio in quel luogo così desertico, ma ripieno della gloria di Dio, della potenza del Signore, che lui veramente aveva assimilato tutto il consiglio di Dio, tutta la potenza del Signore, aveva la fede del vero credente, sapeva quello che costituiva tutto questo e guardò al sole e disse: «Ehi tu sole, fermati!» E il sole si fermò. Alleluia! Poi c'è la diatriba, non fu il sole che si fermò, fu la terra, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono tutte sciocchezze. Benedetto il santo nome del Signore. Anzi, io vorrei sapere se qualcuno che si capisce di scienza, se veramente il sole, noi sappiamo che gira intorno a se stesso, se si fermasse il sole e non girasse più su se stesso, cosa succederebbe? È una domanda che lancio, se qualcuno ci capisce di scienza. Io non ci capisco niente, che ne so di scienza. Per me di scienza, boh, non lo so, non ci capisco. Che dico? È una domanda, gloria a Dio. Comunque, al di là di questo, il sole si è fermato. E quindi questa, diciamo, la possiamo definire la prima epoca storica, l'epoca del condottiero Giosuè. E lo chiamo così, il condottiero. Mi è venuta così, non è che sto calpestando il consiglio di Dio dicendo questo. Fu un generale, fu un condottiero perché combatté le guerre dell'Altissimo, comandava tutto l'esercito, e poi era tutta la nazione, conformata appunto dalle 12 tribù. Questa, diciamo, possiamo definirla la prima epoca. Adesso sto così improvvisando. Subito dopo muore Giosuè, e si entra in quell'epoca denominata l'epoca dei giudici, quindi siamo in piena teocrazia. E allora cosa succede in quest'epoca dei giudici? Che praticamente c'erano dei giudici che praticamente appunto giudicavano il popolo ed erano uomini veramente ripieni dello spirito del Signore, della sapienza del Signore. Vedi, uno su tutti, Samuele, benedetto il santo nome del Signore. Ci furono altri che furono un po' più birichini, tipo Sansone, Gedeone, insomma, l'epoca dei giudici. E questa epoca ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, perché poi, come dire, il popolo cominciò lì a zoppicare, cominciò a venir meno, poi il popolo, quando veniva meno, il Signore automaticamente lo vergava e tornavano al Signore, poi il Signore mandava un giudice. Questo li liberava dai loro nemici e poi dopo un pochino si abituavano, tornavano nuovamente a peccare contro l'Eterno e la storia, come dire, la storia si ripete sempre, così è scritto in Ecclesiaste 1.9 e 3.15. E quindi passa anche quest'epoca qui, poi a un certo punto tutto il popolo si ribella a questa teocrazia, parla con Samuele e dice: «Samuele, facci un re». E Samuele va dal Signore e dice: «Signore, sai, così, cosa mi hanno chiesto un re di qua e di là». Il Signore disse: «Non te la prendere, perché non ti hanno offeso a te, mi hanno offeso a me». Io adesso lo dico con parole mie. E dice il Signore: «Sai che c'è? Dagli un re». E c'è tutta la storia. E da lì poi comincia l'epoca dei re. Un'epoca molto particolare, quest'epoca dei re. Perché si comincia con il primo re, che era Saul, scelto da Dio, chiamato da Dio ad essere re, ad essere figlio di Dio, ad essere integro
e chi ha fatto questo è venuto meno. Ti dice niente? Cosa abbiamo detto all'inizio della presentazione del video? Cosa abbiamo detto? Che stiamo preparando un video sulla predestinazione. Ecco qua. Domanda. Se la predestinazione fosse tassativa, nel senso che una volta salvo, sempre salvo, o che si può salvare solamente chi Dio vuole, ma proprio con l'epoca dei re, questo principio, c'è proprio il principio biblico che non è possibile, perché noi vediamo che Dio chiama una marea di re, ma una marea mica uno o due, una marea, li chiama proprio lui e gli dice siate fedeli, siate, se voi sarete fedeli, io vi benedirò, vi darò questo, vi darò quest'altro, vi darò quest'altro ancora. Poi nessuno mette in dubbio la prescienza di Dio, che lui già sa a priori, a prescindere, prima della fondazione del mondo, che gli sarà fedele, chi non gli sarà fedele, chi arriverà alla vita eterna, chi non arriverà, tant'è che lui già sa tutti i nomi, si possiamo dire che lui già ha un taccuino, per dire, ora uso un linguaggio mio, dove sono scritti i nomi di, nella sua conoscenza, già sono scritti questi nomi di quelli che saranno salvati e quelli no, ma non perché lui lo ha decretato, perché ognuno poi sceglie il proprio cammino da seguire. Lui ha chiamato tutti i re ad essere fedeli, ad essere, come dire, integri, santi in lui, e li ha chiamati e gli ha detto io vi benedirò se voi fate questo. Ma poi li ha lasciati liberi di scegliere, altro che quello che dicono quelli della predestinazione, che il Signore li sgridi, dovranno rendere conto a Dio per queste barbarità, che il Signore li sgridi. Non andate dietro a costoro. Ripeto, la prescienza di Dio nessuno la mette in dubbio, ma questa è biblica, è un attributo di Dio. Ma no che Dio poi nella sua prescienza obbliga alcuni a credere, altri no. Ma stiamo scherzando? O alcuni li lascia a se stessi? E Dio, potendo fare il bene, fa del male? Non lo fa? Va contro se stesso, contro un principio biblico, contro la parola di Dio, che è Cristo. E il Padre non andrà mai contro suo figlio, e suo figlio non andrà mai contro se stesso, perché il suo volere è lo stesso volere del Padre. E qui si entra nel cerchio della Trinità Santissima. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo. Quindi noi vediamo già con l'epoca dei re che la predestinazione è una barzelletta di cattivo gusto, tra l'altro. E quindi c'è quest'altra epoca che è l'epoca dei re, ed è l'epoca che ci interessa a noi. Quindi abbiamo Saul, e Saul viene meno, e allora il Signore chiama Samuele e gli dice, sai che c'è Samuele? Vatti a cercare il figlio di Isaì. E c'è tutta la storia, va lì, si porta il corno, eccetera, eccetera, esce fuori Davide. Davide fu un uomo integro, un uomo santo, ha peccato pure lui, ha chiesto perdono, si è ravveduto, gloria a Dio, il Signore lo ha benedetto, dal suo lignaggio sarebbe venuto il Cristo, e infatti da lì poi comincia tutta l'escalation. Dopo Davide viene il figlio, Salomone, chi non conosce Salomone, venne Salomone, gloria a Dio, e Salomone pure lui fu un bel po' birichino, perché il satanismo entrò in Israele grazie a Salomone. E questo è proprio scritto, che Salomone cominciò con la cosa delle 700 mogli, le 300 concubine, queste non erano del lignaggio di Israele, eccetera, eccetera. Cominciarono a, come dire, innalzare tempi, altari, niente meno che a Baal. Baal sappiamo che è Satana in persona, e a Baal si sacrificavano niente meno che i neonati. Ecco qui che l'archeologia conferma tutto, che all'epoca di Salomone furono trovati molti di questi altari, molti di questi luoghi. Benedetto il santo nome del Signore. E poi dopo Salomone c'è la cosiddetta scissione, quindi il regno di Israele, tutto Israele, tutta la terra di Canaan, tutto Eretz Israele, si divide in due, e quindi si forma il regno del nord e il regno del sud. E quindi il regno del nord si chiamerà Israele, o regno del nord, il regno del sud appunto, con a capo Giuda e Beniamino, ovviamente. Benedetto il santo nome del Signore.
Ora che succede? Noi adesso, visto la storia di Elia, ci dobbiamo separare e andare al nord, perché Elia fa parte del nord. Bene. Quindi lasciamo stare Roboamo, che divenne poi figlio di Salomone, divenne il re di Giuda, e dobbiamo andare su al nord, dove prenderà il reame Geroboamo. E quindi Geroboamo, che poi tra l'altro era un vecchio nemico del padre di Roboamo, quindi Salomone, quindi prenderà possesso di tutto il regno del nord. C'è questa scissione, cominciano i due regni anche a farsi la guerra periodicamente. Poi in futuro si uniranno insieme per combattere delle guerre insieme contro altre realtà, tra cui gli Assiri. Benedetto è il santo nome del Signore. E questa storia va avanti fino intorno al 720, quando poi vengono completamente devastati e conquistati. E da lì c'è la grande dispersione delle 10 tribù. È da lì che c'è. Perché per le altre 2 tribù restanti, che sono Beniamino e Giuda, ovviamente bisognerà aspettare il 586. Ma poi quella tribù arriverà fino all'anno, appunto, l'anno Domini, l'anno in cui verrà il Cristo. Ma le 10 tribù di Israele comincerà il loro travaglio molto, molto, molto presto. Ecco perché poi, nell'epoca del Cristo, non potevano vedere i Samaritani. Adesso ci arriviamo a Samaria. Vi stiamo dando un po' di, come dire, stiamo un po' raccontando la storia biblica che darà un fondo storico all'epoca che stiamo per trattare, l'epoca di Elia. E poi, insomma, uno che legge la Bibbia queste cose le deve sapere. Poi un conto è leggerle, ma poi un altro conto è qualcuno che te le spiega così come sto facendo io, come una chiacchierata tra amici. Gloria a Dio, ci fa bene, gloria a Dio. E insomma, da lì poi, dopo Geroboamo, che Geroboamo cominciò veramente a fare il male, molto male, fu un grande empio, fu un grande peccatore, perché comincerà bene, ma poi finirà male. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi sarà distrutto e tutto quanto. Quindi dopo Geroboamo ci saranno alcuni altri re, che anche questi faranno del male. E noi cominciamo a un certo punto a vedere che dopo Geroboamo ci fu il figlio, insomma, in Tirsa gli diedero fuoco a questa città con Zimri, eccetera, eccetera. Poi c'era Baasa, alleluia, Asa, Nadab, che era il figliuolo di Geroboamo, che anche lui fece molto del male. E infatti ogni volta che saliva un re, a un certo punto si comincerà a dire, specialmente con Omri, egli fece ciò che è male agli occhi del Signore più che tutti i suoi predecessori. E quindi poi vediamo che verrà un altro al posto di questo e a sua volta si dirà la stessa cosa. Quindi vediamo che la malvagità cresce sempre, non rimane mai la stessa, va sempre in aumento. Insomma, sotto Omri ci fu questa sorta di rivolta, ma Omri cominciò, come dire, a interagire, a agire con mano dura, smussò tutta questa grande rivolta. Benedetto è il santo nome del Signore. Riunì, diciamo, tutto il regno del nord e rimase, diciamo, unito sotto la sua autorità. Omri è un personaggio molto decisivo, molto importante. Omri si trovava appunto in questa città Tirsa, che si trovava, questa città Tirsa, nelle montagne diciamo, della zona samaritana, tutte quelle montagne lì. A un certo punto c'era una montagna particolare che Omri acquistò, questa montagna, questo monte, lo acquistò, lo chiamò il Monte di Samaria e lì vi fece la capitale, la città imperiale del regno del nord. Quindi è molto importante. E quindi da questo Omri nasce appunto Acab. E adesso siamo arrivati esattamente al tempo di Elia. Perché come Omri fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, come mai nessun suo predecessore aveva fatto, allo stesso modo si dirà di Acab, anzi con la puntualizzazione che la scrittura proprio sottolineerà, metterà nero su bianco, che come Acab mai più nessuno fu in quel modo
tanto fu malvagio, tanto fu cattivo, e che si sposasse con una donna peggio di lui, e lo usò come un burattino. Questa si chiamava Isabel, e lo spirito di Isabel serpeggia ancora oggi nelle chiese. Isabel è morta, ma il suo spirito non è morto. Isabel veniva da una città che praticamente era molto Sidone, era molto involucrata con l'occultismo, in particolare con il culto a Baal. Vogliamo vedere un attimino di questa Isabel. Sì, Isabel. Eccola qua, Isabel capitolo 16, no Isabel, prima re, capitolo 16, scusate, capitolo 16, verso 31 dice: egli avvenne che, come se fosse stata legger cosa di camminare nei peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebatte, egli prese per moglie Isabel, figliuola di Et Baal. Baal significa signore, no? Re dei Sidoni, ecco qui, comunque di Sidone. Infatti fu a Sidone che Elia andò a rifugiarsi. Pensate, quando Isabel perseguitava a Elia, no? Che il Signore gli disse va e nasconditi, la prima parte, come abbiamo letto, lo mandò lì di rimpetto al Giordano in un fiume, ma subito dopo il Signore gli disse spostati e vai a Sidone, che dove c'era la vedova, ed era proprio lì che c'è il culto a Baal, e da quelle zone veniva proprio Isabel. Pensate dove si andò a rifugiare. Come dire, il Signore lavorò con Elia, gli volle insegnare a Elia che doveva credere in Dio, che doveva avere fiducia in Dio. Pensate, come se, che ne so, ti sta cercando qualcuno per farti del male e tu ti rifugi nel palazzo dove abita questo qualcuno. È incredibile quello che fa il Signore. Gloria a Dio, ci vuole insegnare a credere in Lui, a confidare in Lui, a stare tranquilli in Lui. E questa è una scuola che dobbiamo attraversare tutti, ed è difficile. Un conto è leggerle queste cose, un conto è attraversarle. Bene, cari amici, stiamo vedendo un po' la storia, la Bibbia, il contesto storico, ci fa bene conoscere queste cose, le località, la geografia, i posti, se no non si capisce nulla. Anche la geografia nella parola di Dio ha il suo insegnamento, altro che, è anche molto profondo e molto bello. E poi dopo queste cose ci capitano nella vita reale, ed è lì dura. Ma gloria a Dio, perché tutto coopera al bene per quelli che temono il Signore, sia benedetto il suo nome. E quindi arriviamo con Omri pure è un grande empio, fonda sta città che si trovava appunto nel monte della Samaria, diventa la capitale dell'impero, poi da Omri viene fuori il peggiore re che Israele abbia mai avuto, il re Acab, benedetto è il nome del Signore. Ed è in questo contesto che ci troviamo. Finalmente siamo arrivati a Elia. Bene, e allora che succede? Che Elia incomincia, come dire, appare così per caso sulla scena, no? Non è che c'è tutta una storia, c'era un profeta, figlio di, no? Come normalmente avviene, se noi andiamo a leggere la storia dei profeti, c'è sempre scritto che era figlio di, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono sempre delle indicazioni precise. Mentre invece con Elia appare così, diciamo, in questo panorama storico, appare Elia nel capitolo 17, Elia era zibita, località incerta. Dice, dove sta questa località? E mica si è capito. Non si è capito dove stava. Elia rappresenta la chiesa rapita, rappresenta la chiesa. Elia è un personaggio misterioso. È un po' come Melchisedec, che a un certo punto Melchisedec appare sulla scena così. Non si sa di chi era figlio, da dove viene, dove va,
E cosa faceva? A parte che era re di Gerusalemme, re di Salemme, adesso non lo stiamo qui a dimostrare, per carità, già insomma è abbastanza che parliamo. La vogliamo far corta. Quindi questo personaggio Elia appare proprio sulla scena, come diciamo a Roma, d'amblè, d'improvviso, benedetto il santo nome del Signore. E quindi il Signore gli dice: vai Elia, nasconditi Elia, perché lui aveva fatto una profezia, perché Acabbe era perfido, Acabbe era cattivo. La moglie di Acabbe, Izebel, era una donna perfida, era una donna che cominciò a uccidere tutti quanti i profeti veri di Dio, e incominciò a innalzarsi i propri profeti, ed è proprio quello che sta succedendo oggi. Noi, se Dio vorrà, faremo un video dove parleremo di tutte queste cose, dove dimostreremo alla luce della parola di Dio che la Chiesa di oggi non sta aspettando nessun risveglio mondiale, un risveglio che tutti si risveglieranno. Ma che? Ma quale risveglio? Ed Elia viene profetizzato nel Nuovo Testamento come esempio tipico di questo, la pioggia di Elia, la seconda pioggia, che cos'è? Che cosa successe? Chi dovrà essere risvegliato qui è Israele, non noi. Noi ci dobbiamo risvegliare singolarmente, ma un risveglio come quello che stanno aspettando oggi, che le chiese si risveglieranno, non succederà. Pochissimi si risveglieranno interiormente, pochissimi, molto pochi. La maggior parte cadranno ancora di più nell'apostasia. Non ci sarà nessun risveglio, caro mio. Mi dispiace, e più predichi che ci sarà un grande risveglio, e più là fuori la delinquenza aumenta, la perversità aumenta, l'omosessualità aumenta, il rubare aumenta, l'immoralità aumenta, gli omicidi aumentano, il disimpiego aumenta, l'insicurezza aumenta, il terrorismo aumenta, i maremoti aumenteranno, i terremoti aumenteranno. Le grandi tragedie climatiche, sociali, belliche, politiche, economiche aumenteranno. Altro che risveglio. Tra un po' il mondo, sai chi lo conquista? L'Islam. Loro lo conquisteranno. L'Islam insieme a quell'altri che si alleeranno, probabilmente. Babilonia la Grande, probabilmente, e faranno il Crislam, come già stanno cominciando a, come dire, incentivare molti. Questo è, ma pochi, pochi si risveglieranno interiormente. Ecco perché poi a un certo punto il Signore suonerà la tromba e porterà via quei pochi che comunque si tratterà sempre di qualche milionata, per quanto pochi possiamo essere, perché mi ci voglio mettere anche io e tutta la mia famiglia, questa chiesetta che il Signore ci dà grazia di stare insieme. Benedetto il santo nome del Signore. Ebbene sì, cari amici, non arriva nessun grande risveglio, altro che. Ma se Dio vorrà, faremo il video e poi parleremo abbondantemente e dimostreremo tutto con scrittura, scripta manem. Benedetto il santo nome del Signore. E quindi arriva questo grande personaggio, questo grande Elia, e dice, il Signore gli dice: Elia, nasconditi, a proposito di quelli che dicono che il cristiano non si deve nascondere, non deve scappare, ma come è scritto in Luca, mi pare 21, vegliate affinché possiate scappare da tutte le cose che vengono nel mondo, riferendosi alla grande tribolazione. Altro che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, grande aberrazione. Nasconditi presso il torrente Cherit, siamo in Prima Re 17:3, che è dirimpetto al Giordano. Tu berrai dal torrente, ed io ho comandato ai corvi che ti nudriscano quivi. Poi lui fu ubbidì, i corvi lo alimentarono per un determinato periodo, scritto fino
alla fine dell'anno e gli portarono pane e carne. Benissimo. Ora, in tutta questa storia, noi adesso abbiamo parlato molto, però abbiamo portato degli insegnamenti che crediamo che il giovane nella fede, soprattutto questo video vuole essere indirizzato ai giovani nella fede, perché gli anziani queste cose già le sanno e le sanno anche meglio di noi, gloria a Dio, ma il giovane nella fede, gloria a Dio, noi lavoriamo molto, soprattutto per i giovani nella fede, per dare una parola di incoraggiamento, di conforto, di sana dottrina, gloria a Dio, una dottrina, come dire, è un insegnamento, sì, profondo, per molte volte sono abbastanza profondi, ma cerchiamo di essere anche abbastanza semplici, quando è possibile, altre volte non è possibile. Infatti, altri video, lo diciamo, questi non sono adatti magari ai giovani. Questo sì. Benedetto il santo nome del Signore. Poi potete andare, se fate parte di una chiesa di sana dottrina, potete andare dal vostro pastore, potete fare domande, potete dire, che dici, mi consigli di sentire il fratello Alessio? E se vi dice no, non è il caso che tu lo ascolti, dagli retta al tuo pastore, perché lui sa meglio di me quello di cui tu necessiti. Questo è importante, sto parlando di pastori di sana dottrina. Magari non è questo il messaggio o l'insegnamento che tu hai bisogno, gloria a Dio. Ad ogni modo non stiamo dicendo niente di antibiblico. E quindi, gloria a Dio, e tra l'altro, continuo nella parentesi, c'è talmente tanto falso insegnamento in internet che è bene che quelli di sana dottrina si facciano sentire. Dobbiamo contrastare questa ondata di antitrinitarismo, del Vangelo della predestinazione, del Vangelo della prosperità, del Vangelo del Kingdom Now, il dominio adesso, il regno adesso, conquisteremo tutto, cristiani in politica, e chi più ne ha più ne metta, che amarezza. Qui si sta per manifestare il governo dell'anticristo, altro che politica. Gloria a Dio. Bene, cari amici. E ora siamo arrivati, insomma, con tutto questo insegnamento a Elia e vogliamo partire subito con l'insegnamento che appunto sarà l'oggetto del presente video. Perché il Signore, questa è la domanda del milione, perché il Signore gli dice a Elia di andare a nascondersi e fino a qua è tutto chiaro, di dimorare lì presso una determinata località, di dimorare lì presso le acque, perché il Signore gli dice: io ti manderò i corvi, e i quali ti alimenteranno. Perché il Signore gli dice i corvi, e magari non gli ha detto le colombe, una bella colomba, bella, bianca, bel colombo. No, i corvi. Vedi, tu, io, noi ragioniamo come goim, come gentili, come non ebrei quindi. E quindi trova quello che trova, questo genere di domande. Ma per un ebreo, un corvo è un animale impuro, è un animale che non è kasher. E quindi un animale impuro, l'ebreo, gli deve stare lontano. C'è il comandamento di Dio. Ma a un certo punto il Signore gli dice: io ti manderò da mangiare tramite un animale, e un animale impuro, neanche kasher, neanche puro. Un animale impuro. Wow. E allora noi sappiamo, nella Sacra Scrittura, cari amici, questo è importante, ogni parola ha un significato. Ogni situazione ha un significato. Ogni avvenimento ha un significato. Dio non fa niente al caso. Tutto ha un significato. Tutto. E quindi il Signore qui ci sta comunicando una realtà. E vi dirò di più. Questa realtà è per tutte le epoche. E quindi anche per l'epoca nostra. Bene, senza starci adesso troppo a girare intorno, dai, diccelo Alessio, su, mo, ci tieni col fiato sul collo. Va bene, entriamo subito a gamba tesa. Il corvo
un animale. Sì. È un animale impuro. Sì. Quindi ha un significato. Esatto. Qual è il significato? Mentre parlavo, mi è venuta in mente un'altra cosa che si trova, mi pare in Giacomo, sai che non mi ricordo, sta in varie parti della parola di Dio. Una di queste parti dovrebbe essere Giacomo, dovrebbe essere, io vado a memoria, perché io so, io non è che mi ricordo tutto, perché io soffro di amnesia, mi scordo tutto, mi scordo. Gloria a Dio, quando lo dico, se mettono a ridere non mi credono. Eppure è vero. Allora, sono in Giacomo. Allora, e adesso devo cercare in Giacomo, devo cercare quello che mi interessa. Ah, eccolo. L'ho trovato. Me lo scrivo un attimo, eh. Ok. L'ho trovato, Giacomo. Sì, Giacomo 3. Allora, Giacomo 3, dal verso 14. Ascoltate quello che dice il Signore. Ma se voi avete nel cuore vostro invidia amara e contenzione, non vi gloriate contro alla verità e non mentite contro ad essa. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, anzi è terrena, animale e diabolica. Cioè praticamente gli uomini che non hanno la sapienza che viene dall'alto, hanno quella che è dal basso. E la sapienza che non è dall'alto è quindi una sapienza che è dal basso. E anzi, ancor più basso del basso, c'è il basso più basso. E non è un gioco di parole, non sto scherzando, sto dicendo sul serio. Cioè il nucleo della terra. Cosa c'è nel nucleo della terra? L'inferno, è scritto nella Bibbia. Ho fatto un video e la stessa scienza ha detto e dice, vi potete informare, che il nucleo della terra è vuota, è buca. Grazie, c'è l'inferno, è buca, sì. Abbiamo fatto il video, sta nella Bibbia, tutto questo è biblico. Adesso non lo spieghiamo, fa parte di un altro oggetto. Quindi, quando un uomo non è da Dio e non ha la sapienza dall'alto, ha la sapienza che viene dal basso. E questa sapienza è terrena, animale e diabolica. Ecco perché molto spesso, come altresì è scritto in Romani, capitolo 1, che quando gli uomini hanno questa apparenza della pietà, questo completamente a ribellarsi a Dio, che non hanno neanche quella, sono animali, sono considerati animali. Ecco perché oggi gli uomini, non da Dio, amano più gli animali che le persone, che gli esseri umani. Perché loro sono animali. A me dispiace dirlo, ma è la verità. Bene, questo ci servirà per dopo. E quindi, perché gli animali? Ci sono gli animali, intanto ci sono degli animali. Ok. Poi questi animali non sono kasher, sono animali impuri. Il corvo è menzionato nella Torah come un animale impuro e viene proprio precisato il suo nome, corvo. Bene, perché questo? Cosa ci vuol far comprendere qui la scrittura? Allora, come già detto, un passo può avere un miliardo, una infinità di insegnamenti. Quindi noi adesso tratteremo solo un insegnamento, ma vogliamo ricordare che non è l'unico insegnamento. Che ce ne possono essere moltissimi altri di altra natura, completamente anche discostanti e diversi, ma che comunque non vanno mai contro il fondamento biblico. Ma adesso stiamo parlando di questo insegnamento. Benissimo. Questo lo volevamo ricordare. Perché
Pertanto, perché il corvo? Perché il corvo? Cosa rappresenta il corvo? Allora, in parte l'abbiamo già visto perché è un animale, ma cosa rappresenta il corvo? Il corvo rappresenta il credente? Sì, possiamo dirlo, il credente. La persona, perché è scritto che sempre in Giacomo, pure i demoni credono, pure il diavolo crede, eppure sempre diavolo è e sempre demoni sono. Molti credono in Dio, ma non fanno la volontà di Dio. E quindi il corvo rappresenta colui che si trova nell'opera del Signore, nella chiesa del Signore, ma che non cammina in santità, in ubbidienza, e quindi è ignudo. Avete mai letto Matteo 22? Ne abbiamo parlato nella chiesa domenica, tra l'altro una sorella ha letto il passo di Matteo 22, il verso 11 culmina proprio col fatto che c'era costui che non era vestito, e praticamente questo qui era dentro, era insieme a tutti quanti. Camminava con loro, mangiava con loro, operava con loro, ma era ignudo, non era vestito. E quindi non camminava in santità, non camminava in ubbidienza. Aveva solo l'apparenza. E quindi questi corvi rappresentano proprio questo. E ulteriormente lo conferma il passo, sempre come una similitudine, come scritto in Proverbi, capitolo 1, mi pare fosse il capitolo 1, che questo sì, il capitolo 1, che questo, come dire, questo libro, quindi non solo riferito ai proverbi, ma a tutta la parola di Dio, ha allegorie, similitudini, insegnamenti, anche nelle storie che troviamo. E questo ce lo conferma anche il Nuovo Testamento, quando appunto, che ne so, un passo su tutti, quando l'Apostolo Paolo dice quella pietra era Cristo. Quindi nelle storie noi troviamo degli insegnamenti. Lo stesso Giuseppe è un tipo di Cristo, insomma, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che questo ha questo insegnamento e un'ulteriore dimostrazione, questi corvi erano rappresentano delle persone che si trovano nell'opera del Signore, ma che non sono veri servi di Dio, lo troviamo dai frutti. Come riconosci l'albero? Lo ha detto Cristo, dai frutti. E quali erano i frutti di questi corvi? In fondo hanno fatto il loro dovere, sì, ma la Bibbia ci lancia una freccia e tu la devi cogliere. Cosa portavano da mangiare a Elia? Due cose. Il pane, amen, gloria a Dio, il pane da alto, ricordi la manna, ma insieme al pane. Il secondo alimento era la carne. Carne. Quindi c'era un po' di verità, il pane vivo, la manna che scese dal cielo e la carne. Gesù invece da mangiare dava il pesce. Fateci caso la differenza. Ah, ma che stai dicendo? Qui glielo mandava il Signore. Sì, siamo d'accordo, tutto quello. Qui c'è una similitudine che noi stiamo cogliendo. Poi uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo, puoi pensare, Alessio, questa volta ti sei proprio sbagliato alla grande, e anche se ho sbagliato, qual è il problema? Se io non ho toccato il fondamento biblico, nessuno ha la verità assoluta. Io sto dicendo un qualcosa che, ecco, qui preciso, è un parere mio personale. Poi tu puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, l'importante è che io non calpesto il fondamento biblico, ok? Possiamo avere idee diverse su determinati passaggi biblici, e quando queste non toccano il fondamento biblico, ma ben venga, ma gloria a Dio, ma ci mancherebbe, non è? Mica sto dicendo che non c'è Trinità, gloria a Dio, assolutamente. Sto dicendo quello che io vedo nei corvi alla luce di tutto un ragionamento biblico, ma anche razionale. Tutto qua, basta. Quindi, sta di fatto che anche se non è questo l'esempio giusto, comunque queste cose esistono. Gli infiltrati esistono, i falsi apostoli esistono, i falsi profeti esistono, come no? Gli agnellini, le pecore, i lupi vestiti da pecore esistono, travestiti da pecore esistono, come no? Altro che
I falsi insegnanti esistono, tutte queste cose vengono denunciate in tutta la scrittura. Benedetto il santo nome del Signore. I sepolcri imbiancati esistono, ma altro che. Quindi magari non sarà attinente l'esempio, e vabbè, pazienza, secondo la propria posizione, secondo me s'addice perfettamente, per come la vedo, per come la vedo io, ma comunque tanti la pensano come me, anche più, come dire, persone che veramente ne sanno molto più di me. Quindi, benedetto è il santo nome del Signore. Ovviamente, esattamente così, non ho mai sentito nessuno proprio portarlo in questo modo così, come dire, il paragone, ma come già ho detto, non penso di essermi inventato niente, come ho detto altrove. Io spesso ricevo, come dire, vedo degli insegnamenti che magari io non ho mai sentito, però poi dopo, col passare del tempo, mi accorgo che invece anche altri l'hanno vista come me, come appunto l'esempio che Dio che feci, che Dio non ha nomi, e disse: guardate che nella scrittura Dio non ha nomi. Poi mi sono accorto che Filone 2000 anni fa aveva detto la stessa cosa. Gloria a Dio. Benissimo, quindi cosa rappresentano questi corvi? Questi corvi rappresentano i falsi operai, i falsi ministri, i falsi servi che hanno l'apparenza della pietà, ma non hanno la pietà. Cioè, quando dice hanno l'apparenza, ma non la potenza, cioè che paiono uomini di Dio, ma in realtà non lo sono, sono solo dei sepolcri imbiancati, ma dentro sono pieni di rapina e violenza. Infatti, vediamo che il corvo, pur lavorando nell'opera di Dio, primo è sempre un animale. E abbiamo già letto in Giacomo che l'animale... Noi non siamo animali. Bene. Quindi il corvo è un animale. Secondo, è impuro, anche se lavora nell'opera di Dio, è sempre impuro. E infatti, invece di portare solo pane, simbolicamente parlando, o magari pani e pesci, portava pani e carne. Portano carne, portano carnalità. Portano il Vangelo della prosperità, il Vangelo del sonno, il Vangelo della caduta per terra all'indietro, come scritto in Isaia 28:13, che quando è Dio non gradisce qualcuno, lo butta per terra all'indietro. Isaia 28:13, e la gente ci crede. Perché? Perché amano più il denaro, amano più la loro gloria, la loro veduta che la parola di Dio. Così è scritto in 2 Corinzi 11:4. Ecco perché noi diciamo sempre che ognuno ha il pastore che si merita e la chiesa che si merita. Poi, se fino adesso tu queste cose non le sapevi, eri ignaro, eri in buona fede, va bene. Ma dal momento in cui le vieni a sapere e non esci da ignaro, dalla buona fede diventi complice e quindi colpevole. Oltre che è scritto che i codardi, quelli che tacciono, quelli che non parlano, quelli che non prendono posizione, quelli che non agiscono, non erederanno il regno di Dio. Questo è scritto in Apocalisse nel 22° capitolo. E quindi questi corpi rappresentano queste persone. Bene. La domanda del milione, che forse l'ascoltatore si fa. Bene Alessio, ma perché questo video? Perché questo video? Te l'ho appena detto, è scritto in Apocalisse 22 che i codardi non erederanno il regno di Dio. E io devo parlare, devo avvertire il popolo. Vogliamo leggere quello che l'ho citato domenica scorsa, Seconda Timoteo 3. Sì, Seconda Timoteo 3. Sì, Seconda Timoteo 3, il verso non me lo ricordo. Sì, eccolo qua. Seconda Timoteo 3. Ma sì, leggiamolo tutto. Diciamo i primi 9 versi. Seconda Timoteo 3. Ascoltate, qui parla della Chiesa. Ora te lo spiego. Ascolta. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni, negli ultimi giorni, attenzione però che gli ultimi giorni li possiamo dividere in due però, eh? Gli ultimi giorni cominciano, come è scritto in Atti, capitolo 1, 1 e 2, soprattutto 2, negli ultimi giorni comincia,
con la morte e la risurrezione di Cristo cominciano gli ultimi giorni, o con l'ascesa del Cristo cominciano gli ultimi giorni, gloria a Dio, e da lì cominciano gli ultimi giorni. Ma poi a sua volta c'è l'ora più buia degli ultimi giorni, che è l'ora della mezzanotte, ed è questa, quella previo rapimento della Chiesa e inizio grande tribolazione. Quindi or sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perciò che gli uomini, qui leva questa parola e mettici la Chiesa. Come? Modifichi la Bibbia? No, non modifico la Bibbia, adesso te lo spiego. Dice gli uomini, sì, intende tutto il mondo? Amen. Intende tutto il mondo, sì, però intende anche la Chiesa e soprattutto la Chiesa. Adesso è un problema mio dimostrartelo. Ora te lo dimostro. L'anziano già le sa queste cose. Se vai dal tuo pastore, se è un pastore di sana dottrina, sarà perfettamente alienato, perché qui non è una interpretazione personale, è proprio così dice il Signore nella sua parola. Qui è tassativo. Gli uomini saranno, quindi la Chiesa sarà, amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai padri, madri. Nella tua chiesa non ci sono persone così? In tutte le chiese c'è il buono e il cattivo. È normale. Mica sono tutti, Cioè sono quelli che osservano e quelli che... Adesso ci arriviamo. Ingrati, scellerati, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore in verso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio. Ecco qua. Avendo l'apparenza della pietà, ma avendo rinnegata la forza di essa, anche tali schiva. Dopo lo riprendiamo. Perciò che nel numero di costoro sono quelli che sottentrano nelle case, cattivando donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidità, le quali sempre imparano, giammai non possono pervenire alla conoscenza della verità. Ora come Iannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così ancora costoro contrastano alla verità. Uomini corrotti della mente, riprovati intorno alla fede, ma non procederanno più oltre, perciò che la loro stoltizia sarà manifesta a tutti, siccome ancora fu quella di coloro. Il fatto che qui ovviamente sta parlando di tutto il mondo, certo, però parla soprattutto della Chiesa, lo leggiamo nel verso numero 5, quando dice «avendo l'apparenza della pietà». Il pagano, il peccatore, quello che non crede in Dio, non ha bisogno di avere l'apparenza della pietà. Lui stesso dice proprio tranquillamente, io non credo in Dio. Tu credi in queste cose? No. Ma tu credi nella Bibbia? Ma no, ma queste sono favole. Leggiti Marx, sì, leggiti quest'altro, leggiti Chopin, leggiti tutti questi grandi, quello che il mondo li chiama i grandi filosofi. Leggiti Socrate, che ne so, leggiti Platone, leggiti i libri di scienza. Magari ti dicono leggiti la New Age, ma non dicono leggiti la Bibbia o io credo nella Bibbia. No, loro non hanno l'apparenza della pietà. L'apparenza della pietà ce l'ha chi? Quello che è un uomo di chiesa, quello ha l'apparenza della pietà. E infatti, alla fine del verso dice, anche tali schiva. Ma perché lui li frequentava? Timoteo frequentava quelli del mondo? Timoteo andava in discoteca? Non era uno da discoteca Timoteo. Oggi i giovani vanno in chiesa, non tutti. Escono dalla chiesa e poi se ne vanno in discoteca. Forse loro sono abituati, ma Timoteo non faceva questo.
E poi magari si piccano e dicono: ah, perché tu ce l'hai contro le discoteche? E allora continua ad andarci. Vai, vai dove c'è alcol, dove ci sono risse, sigarette, droga, rapporti prima del matrimonio, adulterio e tante altre, omosessualità e tante altre cose. Lì trovi questo, non trovi altro. Parolacce, bestemmie. Ti pare buono? Baci. Se tu leggi questo, se secondo te Dio è questo, continua. Sei libero. Non c'è predestinazione. Tu scegli il tuo destino eterno. E quindi Timoteo non frequentava queste persone. Allora perché l'apostolo gli dice queste persone schivale? Perché si trovavano nella chiesa. E noi abbiamo visto che questi avevano l'apparenza della pietà. Erano persone che si trovavano magari nell'opera, che lavoravano nell'opera, ma che erano carnali perché non portavano solo pane, portavano anche carni. Ma pur avendo l'apparenza della pietà, le loro opere, presto o tardi, saranno manifeste e usciranno fuori quello che veramente sono, dei corvi, degli animali, che non sono neanche kasher e quindi sono impuri. E quindi l'animale, l'essere impuro, l'essere non puro, l'essere non santo, l'essere non vestito, sopra di lui pesa una brutta notizia che si trova in Matteo 22. E non solo. Eccolo qua. Dal verso 8 dice: allora egli disse ai suoi servitori: ben sono le nozze apparecchiate, ma i convitati non erano degni. Andate dunque in su. No, qui no. Leggiamo dal verso 10, scusate. E quei servitori, usciti in sulle strade, raunarono tutti coloro che trovarono, cattivi e buoni. Qui rappresenta appunto che nella chiesa ci sono quelli che veramente temono Dio e quelli che non temono Dio, ma che hanno l'apparenza della pietà, benedetto è il santo nome del Signore, ma non hanno la potenza, hanno solo l'apparenza. E quindi cattivi e buoni erano insieme e il luogo delle nozze fu ripieno. Qui sta parlando della terra, non sul cielo, è ovvio, no? Fu ripieno di persone che erano a tavola. Ora il re, entrato per vedere quei che erano a tavola, vide un uomo che non era vestito di vestimenti da nozze. E gli disse: amico, ma come sei entrato qua senza avere il vestimento delle nozze? Cioè, come pretendi tu di essere accetto a Dio vivendo come uno del mondo, andando dove Gesù non vuole che tu vai, facendo le cose che Gesù non vuole che tu fai? E non è solamente una questione di discoteca, altri vanno in alcuni luoghi dove per esempio si commette idolatria. Che stai facendo tu lì? Il creatore del cielo e della terra non è circoscritto a una statua. Tu sei nel posto sbagliato. Che comunione c'è tra le tenebre e la luce? Oh, se ci mettessimo a fare esempi. Le compagnie sbagliate, i cattivi costumi corrompono, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Questo è scritto nella parola di Dio. E il Signore gli disse: amico, come sei entrato qua senza avere il vestimento delle nozze? E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai suoi servitori: legategli le mani, legategli i piedi, toglietelo, gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stritor di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Pochi sono veramente quelli che cercano di fare la volontà del Signore,
interiormente. Ecco perché Gesù in Giovanni 3 ha parlato della nuova nascita. Pochi sono quelli che veramente non hanno solo l'apparenza, ma hanno la potenza. La potenza. Qual è la potenza? Quella di fare miracoli? Perché andiamo dietro i miracoli noi? No, i miracoli esistono. Ancora oggi Dio, se vuole, risuscita anche i morti. Sì, sì. Guarisce tutte le malattie ancora oggi. Sì, tranquillamente lo fa. Ma noi non andiamo dietro i miracoli. Andiamo dietro la parola di Dio. In Galati, capitolo 5, l'abbiamo letto domenica, è scritto nel verso 22 che il frutto dello Spirito è carità, allegrezza, pace, lentezza all'ira, benignità, bontà, fedeltà, mansuetudine, continenza. Contro a cotali cose non vi è legge. I frutti dello Spirito sono adorare un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen, Trinità, non adorare immagini, non adorare santi, non andare dietro a falsi ministri, a falsi apostoli, ministri, sacerdoti, pastori falsi, tutto quello che è falso, no? Ma ci vuole potenza per mettere in pratica la parola di Dio. È scritto che i violenti rapiranno il regno dei cieli. I violenti sono quelli che fanno violenza a se stessi, perché la carne combatte contro queste cose. Ognuno ha la sua debolezza, la sua tentazione. Ed è scritto che negli ultimi tempi molti saranno così, anche in Prima Timoteo, che Prima Timoteo che è? Dove sta? Capitolo 4 dovrebbe essere. Sì, capitolo 4. Dice che or lo Spirito dice espressamente, perché l'Apostolo Paolo, essendo appunto uno dei 12 apostoli, aveva tutti e 5 ministeri, quindi era anche profeta. Sono solo loro hanno avuto 5 ministeri e 9 doni, i primi 12 apostoli e basta. Essendo profeta, lui profetizzò e disse: lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, attendendo a spiriti seduttori e a dottrine diaboliche, cioè dottrine di demoni. Vedi il sonno dell'anima, la caduta per terra indietro, il Vangelo della prosperità, la New Age, il Kingdom Now, il regno adesso, appunto, che ci sarà un grande risveglio mondiale. Sono tutte dottrine di demoni. La stessa predestinazione lo è, l'antitrinitarismo lo è, benedetto, l'idolatria, il culto a Maria. Tutte queste sono dottrine di demoni. Poi che tu non lo voglia accettare, ma per carità, noi benediciamo tutti, benediciamo anche te, ci mancherebbe. No, no, assolutamente. E qui si fa per parlare, per predicare. Noi portiamo l'insegnamento biblico. Poi se tu lo vuoi accettare, bene. Se non lo vuoi accettare, ma ci mancherebbe. Assolutamente, anzi, noi diciamo sempre che materialmente parlando dobbiamo amare tutti e fare del bene a tutti. Se tu hai un problema, se hai fame, se io ti posso aiutare, ma volentieri, quello è un altro discorso, però la verità te la diciamo. Se cerchi vita eterna devi cercarla in Cristo, non in una religione. Qualunque essa sia, quella evangelica, quella cattolica, quella protestante, non ha importanza. La verità non è una religione, la verità è una persona. Si chiama Cristo. E quindi questi uomini proporranno cose false per l'ipocrisia, cauterizzati dalla propria coscienza, vieteranno il maritarsi, l'astensione dei cibi, bene, e quindi e poi dirà in 2 Timoteo 4 dal verso 3 che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per il prurito di udire si accumuleranno dottori secondo i loro propri appetiti
e rivolteranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Altrove abbiamo letto alle dottrine di demoni. Altro che grande risveglio, che stiamo aspettando un grande risveglio. Qui sta parlando della Chiesa. Benedetto è il santo nome del Signore. E questi sono i tempi di oggi, previo rapimento della Chiesa, cari amici. Potremmo continuare a lungo, ma quanto detto è più che sufficiente. Hanno l'apparenza della pietà, ma sono corvi, e li riconosci dai loro frutti, da quello che predicano, da quello che insegnano, da come vivono, da come si comportano, da com'è il loro temperamento, il loro linguaggio, il loro modo di parlare, le brutte parole che gli escono dalla bocca, parolacce addirittura, e poi dicono no, ma in senso spirituale. Sempre una parolaccia è. Un nato di nuovo non dirà mai una parolaccia. E se pecca, e se la dice che gli è scappato, speriamo di no, ma se proprio Dio ci scampi, ma chiede subito perdono. No, no, ma in senso spirituale, ma che il vero credente non copre. Il vero credente confessa e dice il male è male, il bene è bene, e se uno ha peccato, perdonami. Allora è un altro discorso. Sì, cari amici, sono questi i tempi di Elia. Sì, perché i nostri tempi sono uguali ai tempi di Elia, ma questa fa parte di un'altra storia, di un altro video, di un altro insegnamento. Ebbene, cari amici, questo è stato il video. Speriamo che sia stato di edificazione e preghiamo il Signore per noi, per un risveglio interiore nostro. Pieghiamo le ginocchia al Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo. Atteniamoci a quello che è scritto. Frequentiamo una vera chiesa di sana dottrina. Non cercare la chiesa perfetta perché non esiste, ma cerca la chiesa di sana dottrina. Non cercare il pastore perfetto perché non esiste, ma cerca il pastore convertito. Convertito a Cristo. Alleluia, come vuole il Signore. Congregati. Alleluia. E se vicino a casa tua, perché queste cose io le so e ne parlerò appunto in quel famoso video che dovrò fare se Dio vorrà, se vicino a casa tua non c'è nessuna chiesa di sana dottrina e siete un gruppetto di 2, 3, 4, 5, 8 persone, riunitevi, stabilite dei giorni, fate una chiesa nella vostra casa e aspettate lì il rapimento della Chiesa. Che Dio ti benedica grandemente, che Dio ti dia forza di credere e di mettere in pratica la santissima verità, che è solo la Bibbia, tutti gli altri libri non valgono niente. Solo la Bibbia è la verità. Alleluia, Cristo vive. Grazie per averci seguito fino qua, che Dio ti benedica grandemente. E come sempre chiudiamo con la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen. Che Dio ti benedica. Shalom. Gloria a Dio. Salve.